Buonasera a tutti, benvenuti anche da parte mia ai Transition Day edizione 2021. Fa sempre un certo effetto parlare di una telecamera, sarebbe molto meglio essere in presenza, però purtroppo questi sono gli eventi che corriamo. Come pronunciato da Alessandro, questa sera parleremo di una tematica che conosciamo da almeno 25 anni, è una tematica molto conosciuta ma tuttora presente notevolmente all'interno delle aziende da latte nel periodo di periparto, tematica identificata come acetonemia o chetosi bovina. È un tema in cui sono state scritte valanghe di pubblicazioni, ci hanno lavorato a livello mondiale tantissimi docenti dando degli spunti negli ultimi 25 anni notevoli, ma proprio per il fatto che da 25 anni, 30 ormai si parla di questa problematica, a noi è sembrato opportuno questa sera fare due cose molto importanti. La prima era cogliere alcuni spunti bibliografici tratti da riviste indexate che danno una nuova visione della chetosi o perlomeno l'opportunità di vedere questa patologia sotto un'ottica nuova, a nostro parere, stimolante ed innovativa. La seconda cosa che faremo insieme è andare a vedere all'interno di questa farm, appunto dell'azienda San Giacomo e Franchi, i risultati che ha dato l'applicazione di questo nuovo protocollo e di questo nuovo approccio nei confronti della chetosi. Allora, io inizierei con questa slide che è tratta da una pubblicazione effettuata da un gruppo di lavoro della Cornell University, professor Overton, Sabine Mann e un gruppo di lavoro conosciuta a livello mondiale, dove fanno vedere come tra i due marker che sono costantemente usati nella rilevazione della lipomobilizzazione in fase di periparto, in realtà non sono troppo correlati tra di loro. Nella pubblicazione si legge che a seconda del momento in cui viene effettuato il prelievo ematico, c'è una correlazione massima che oscilla tra il 7 e il 20%. Ora, voi capite che per un over 50 come il sottoscritto e anche altri tanti, molti altri colleghi, questo smonta alcune certezze che da tempo avevamo, perché negli anni 90 ci siamo sempre sentiti dire che la correlazione tra corpi chetonici e nefa, e quindi la mobilizzazione, era una correlazione molto statisticamente ristretta. Questi nuovi dati che hanno 4-5 anni di validazione mettono in discussione questa certezza. Anche da un punto di vista operativo questo è un grosso problema perché tutti noi negli anni ci siamo attrezzati con strumenti vari, cartine di tipo urinario, abbiamo impostato dei protocolli che alla luce di questi dati devono perlomeno essere visti con un occhio di riguardo cercando di probabilmente innovare quello che sarà l'approccio nei prossimi anni. Molto sovente ci siamo serviti anche della valutazione del BCS delle vacche o alla messina asciutta o in fase di preparto come indice per riuscire a predire quella che sarà la lipomobilizzazione nel postparto. Quindi una sorta di ausilio visivo nei confronti degli animali per cercare di limitare questa problematica. Ora vedrete anche dalla relazione che farà il professor Opsomer come qui si installi un grosso problema, perché la deposizione di grasso viscerale intraaddominale nelle bovine è molto sovente presente in quantità ingente. Questo grasso viscerale che viene classificato come bad fat, quindi grassi saturi molto pericolosi, in realtà è presente anche all'interno di bovine che hanno un BCS ridotto, quindi animali con un BCS pari a 2,70, 3, insomma, che noi ritenevamo non probabilmente pericolosi in fase di postparto, in realtà dobbiamo iniziare a classificarli comunque a rischio per quanto riguarda dismetabolie di tipo lipidico. Io tengo sempre sotto osservazione e memorizzo queste due tabelle tratte da due lavori indexati, uno del professor Drackley e un altro di una pubblicazione che risale al 2009, dove voi vedete proprio come anche animali che concludono
la fase di asciutta con un BCS assolutamente regolare, a parità di BCS hanno quantità di deposito viscerale di bad fat estremamente variabile. Questo crea un grosso problema perché siamo di fronte ad una massa lipidica non quantificabile se non in sede di macerazione successiva nel momento in cui l'animale è deceduto, e ci pone dei forti dubbi, perché chiaramente noi dovremmo in teoria tenere presente anche di questa mole di grasso depositato a livello mesoraico per quanto riguarda il rischio di lipomobilizzazione. Un altro input che ci è arrivato dal lavoro che abbiamo direttamente effettuato presso l'azienda San Giacomo Franchi, che ringrazio ugualmente in tutte le persone che hanno lavorato, è questa mancanza di correlazione tra indici di lipomobilizzazione in fase di preparto e lipomobilizzazione in immediato postparto. Cioè, sostanzialmente, che cosa succede? Succede che bovine testate in immediato preparto, considerando un cutoff di 0,4 millimoli di nefa, se noi dividiamo le bovine in due classi, quindi inferiore a 0,4 e superiore a 0,4, in realtà queste bovine poi nella fase di postparto mobilizzano in una maniera abbastanza uguale. Questo fa sì che testare animali in fase di preparto non sia predittivo per capire quanto mobilizzeranno nella successiva lattazione. E questo è sostanzialmente l'immagine del sottoscritto nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorare presso l'azienda San Giacomo e Franchi, perché ci siamo trovati di fronte ad una mandria che manifestava marker di lipomobilizzazione in misura elevata, e a fronte di questa mandria dovevamo fare delle scelte applicative per quanto riguarda il metodo di lavoro e la soluzione eventualmente da proporre per far sì che gli animali, anche nel caso di immobilizzazione di una certa entità, riuscissero a raggiungere quello che è l'obiettivo della transizione 4.0, no? Cioè, quindi un obiettivo salute. Allora, questo ha fatto sì che noi, di fronte a questi nuovi input, arrivassimo a fare delle scelte di campo. Allora, le vedete qui annunciate molto sinteticamente, quindi siamo tornati a considerare in EFA quale unico marker di mobilizzazione in fase di postparto, cioè sostanzialmente siamo andati a determinare la molecola da cui a livello ematico deriva poi tutta la cascata della beta-ossidazione dei grassi con la formazione dei corpi chetonici. Abbiamo eliminato sostanzialmente le variabili che ci potevano dare dei dati falsi per quanto riguarda l'entità della mobilizzazione nella fase di postparto. Sulla base di questi dati abbiamo deciso di approcciarsi diversamente all'interno dell'azienda, cioè non abbiamo iniziato a considerare la chetosi come un male assoluto da ridurre assolutamente al di sotto di una certa quantificazione, ma abbiamo iniziato a ragionare sul fatto che le bovine, anche in seguito ad una soluzione genetica che è in atto da alcuni anni, e vedrete, ve lo spiegherà nella relazione proprio il professor Opsomer, aumenteranno questa problematica di mobilizzazione a seguito di produzioni sempre più veloci e rapide in fase di postparto. Abbiamo iniziato a considerare la lipomobilizzazione come un fattore di convivenza negativo a cui la bovina deve sottostare o con cui deve convivere in fase di periparto. La nuova sfida è stato far sì che tutta la cascata metabolica che parte da INEFA e che vede coinvolto una mole di 10-12 cofattori per far sì che la bovina riesca a utilizzare energeticamente questi grassi rimossi fosse stimolata. Quindi abbiamo sostanzialmente aiutato e potenziato tutta la catena metabolica della vacca per aiutarla a metabolizzare questi nefa rimossi. Questo è il lavoro svolto presso l'azienda San Giacomo e Franchi.
quindi abbiamo determinato su 160 vacche sia in fase di preparto che di postparto, sia in EFA che il beta idrossibuterrato, e abbiamo applicato questo protocollo che riteniamo innovativo e stimolante sia come tipo di approccio che come formulazione di prodotto da applicare in fase di transizione, e abbiamo analizzato e raccolto tutti i dati che sono emersi da questo studio. L'obiettivo sostanzialmente era limitare quello che voi vedete nella tabella proiettata, cioè questa tabella, che è un review di più lavori che ha fatto il professor Overton, sostanzialmente indica quelli che sono gli effetti negativi sia da un punto di vista produttivo sia da un punto di vista riproduttivo degli effetti della chetosi. Il nostro obiettivo era e rimane, e ne siamo sempre più convinti, aiutare la vacca a bypassare questo periodo e limitare questi effetti negativi indotti dall'acetonemia a cui la vacca è sottoposta. Cosa abbiamo ottenuto come dati all'interno di questo lavoro che abbiamo svolto? Primo, una conferma assoluta del fatto che tra nefa e beta idrossibutirati non c'è correlazione. Se voi vedete sia in fase di dati analizzati, sia in fase di preparto che in fase di postparto, indicano una correlazione di 0,15 e 0,10, quindi non più del 15% dei dati fanno sì che beta idrossi e nefa siano correlabili. E un dato leggermente più negativo, ma assolutamente in linea con quanto già testimoniato dalla Cornell University tramite il lavoro fatto dall'equipe del professor Roberto. Andando ad analizzare invece la correlazione con i NEFA, che sono rimasti lungo tutto il percorso dello studio l'unico parametro che noi abbiamo preso in considerazione, ci siamo resi conto che se noi correliamo gli effetti metabolici e la produzione lattea con la quantificazione di NEFA in fase di preparto, ponendoci come cutoff il cutoff di 0,4 millimoli, noi sostanzialmente non abbiamo una correlazione tra vacche che sono 0,4 e vacche che sono al di sopra di 0,4 millimoli. Questo dipende dal fatto che la mobilizzazione lipidica è un evento estremamente puntuale, variabile nell'arco delle 24 ore, e quindi conferma il dato che tutto ciò che noi analizziamo in fase di preparto non è predittivo e non ci dirà sostanzialmente nulla su quello che la bovina farà in fase di postparto. Quindi è inutile, a nostro parere, tanto per essere estremamente più pratici e pragmatici, spendere tempo ed energia per quantificare questi parametri in fase di preparto, mentre ci andrebbe molto più tempo ed energia dedicata in fase di postparto per avere una correlazione nettamente più sensibile. Questo è quello che è successo nel postparto. Allora, le vacche a cui noi abbiamo effettuato i prelievi in sede di postparto, che poi abbiamo tenuto presente nell'ambito della discussione dei dati, ponendosi come obiettivo un cutoff di 0,8 millimoli, quindi dividendo la popolazione fra bovine che hanno un valore inferiore a 0,8 millimoli e bovine che hanno un valore superiore a 0,8 millimoli, anche se in realtà la bibliografia sostiene che bovine che mobilizzano a questi livelli hanno ripercussioni negative sia in sede di produzione sia in fase di patologie barra riproduzione successiva, ecco, sostanzialmente noi questo non l'abbiamo notato. Cioè, nell'azienda San Giacomo e Franchi, con i dati che ci sono stati forniti, voi non vedete tra la popolazione che noi consideriamo patologica ma sottoposta a terapia, non vedete sostanzialmente differenze rispetto alla popolazione che invece ha valori di mobilizzazione nettamente più ridotti. L'unico dato che vedete in incremento e che volutamente non abbiamo nascosto è il dato della metrite, a nostro parere per il fatto che chiaramente un'iperacetonemia e una mobilizzazione massiva di NEFA fa sì che ci sia una compromissione immunitaria da parte della bovina e che quindi il rischio di patologie di tipo infettivo, soprattutto batterico,
possano scatenarsi ugualmente. Sempre coi dati comparsi e ottenuti dall'azienda San Giacomo e Franchi, confermiamo il fatto che il tenore di nefa in preparto non è assolutamente predittivo di quello che la vacca farà e mobilizzerà in fase di postparto. Questa è un'esperienza che noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle, che vi comunichiamo al fine di non spendere tempo ed energia in fase di preparto, e da qui ne abbiamo ricavato quello che per noi è un NEB management approach, cioè un approccio innovativo per quanto riguarda la gestione della lipomobilizzazione e quindi della chetosi in fase di preparto nella vacca da latte. Quindi gli input che noi vi comunichiamo e su cui sicuramente accettiamo critiche o perlomeno discussione è questo: non vediamo la chetosi come un marker di assoluta validità molto fisso con un cutoff estremamente delimitato, ma iniziamo a considerare un altro approccio, che è quello basato sui NEFA, esclusivamente in fase di postparto, per determinare la condizione o l'entità della lipomobilizzazione che le vacche di una certa mandria potranno mettere in campo. Noi capiamo che questo vuol dire mettersi un po' in discussione, ma credo che tutti noi, e soprattutto tutti voi che avete avuto delle mandrie che da 100 capi sono passate a 200, da 200 sono passate a 400, 500, lo avete fatto proprio perché in certi momenti avete avuto l'input e avete avuto l'energia e la costanza di rinnovarsi, di innovare tecnicamente un'azienda e di riuscire a far fronte a quelle che sono le nuove sfide del mercato. Noi il lavoro che abbiamo svolto abbiamo fatto esattamente condividendo questo approccio. Crediamo che anche nella gestione di una problematica chiave tipo la cetonemia ci sia la necessità, dopo 25-30 anni, di innovarsi, di creare degli stimoli nuovi e quindi di riuscire a vedere questa problematica, se non come un'opportunità, almeno come una fase in cui ci si può tranquillamente convivere senza far sì che le nostre bovine ne subiscano gli effetti negativi che troppo spesso vediamo all'interno di pubblicazioni. La finalità è molto chiara, io qui l'ho sinteticamente espressa in un grafico addirittura così banale, ma è quella di far sì che il potenziamento metabolico nel campo della gestione della lipomobilizzazione possa far sì che questo tessuto adiposo rimosso segua la freccia verde, cioè vada esattamente a creare quello di cui la bovina ha bisogno, e cioè un ulteriore apporto energetico in fase di periparto. Le due frecce rosse sono quelle che invece portano all'effetto indesiderato di questa lipomobilizzazione, dovute al fatto che la bovina non è aiutata nella cascata metabolica che fa sì che i NEFA arrivino ad essere utilizzati a sfondo energetico e a finalità energetica. Quindi io vi ringrazio, siamo e sono qui per ricevere critiche, condivisioni, chiarire dubbi e tutto quanto può essere utile. Buonasera da tutti.